In molte culture, antichissime leggende parlano dell'elisir di lunga vita, una pozione con straordinari poteri. A seconda delle versioni, dona l'immortalità oppure guarisce o rinvigorisce chi la beve. Ancora non esiste, ma la scienza sta scoprendo che il segreto della longevità potrebbe stare dentro di noi. L'aspettativa di vita si è allungata rispetto a 50 anni fa. 50 anni fa si poteva morire per malattie batteriche infettive, adesso abbiamo gli antibiotici che funzionano e prevengono la morte. Tuttavia, per scopo della ricerca è riuscire a mantenerci in salute il più tempo possibile senza dover andare dal medico, senza dover avere bisogno di pillole, di farmaci, di interventi. Ed è questo che noi studiamo più che la longevità. Le meccanismi che permettono di mantenere le cellule in salute ed evitare di andare in ospedale o dal medico. L'Università di Padova è stata recentemente protagonista di una scoperta. Un gene, opportunamente chiamato MITO, controlla l'invecchiamento cellulare e la lunghezza della vita. Ecco, questo per esempio è una piastrina di un verme giovane dove abbiamo deattivato il gene MITO e come vedete si muove molto meno. Invece in quest'altra piastrina vedete che è un verme vecchio e abbiamo attivato il gene MITO e vediamo che si muove molto meglio. Cominciamo dall'inizio. Come è nato questo studio? Noi ci siamo chiesti perché nel genoma c'è tanta gente che si concentra solo in pochissimi geni e non in tutta l'altra quantità di geni che abbiamo e che sono sconosciuti. Che cosa avete scoperto? Quindi noi abbiamo scoperto questo gene che noi abbiamo nominato MITO perché ci è sembrato interessante, guardando anche in programmi bioinformatici, che parte della proteina ci faceva predire che poteva avere una funzione in un sistema di riciclaggio cellulare, che è chiamata autofagia. È un sistema che hanno tutte le nostre cellule per degradare tutti i componenti che non funzionano più dentro della cellula, e questo succede per esempio nell'invecchiamento, che questi si accumulano, e quindi la cellula prova a eliminarli tramite queste piccole vesicolette che inglobano questo materiale tossico e lo eliminano. Questo gene quindi fa le pulizie. Esatto. Cioè, vediamo che ci sono pazienti dove hanno livelli di MITO alto e livelli di MITO basso, e quindi noi ipotizziamo che avere più quantità di MITO o meno quantità di MITO potrebbe fare la differenza tra invecchiare bene e invecchiare male. Tutti gli esseri umani hanno questo gene, eppure c'è chi invecchia più velocemente e chi meno. Perché? Tutti i mammiferi e anche altre specie hanno questo gene, ma i suoi livelli sono quelli che determinano la capacità di sopravvivere allo stress e quindi di evitare malattie. Quindi i livelli vengono influenzati, come ho detto, dai nostri stili di vita. Per esempio, se uno ha un eccesso di cibo, questo gene viene downregolato, inibito. Se uno invece fa un'attività fisica, viene attivato ed è indotto. Quindi il gene c'è, i suoi livelli sono influenzati dal nostro stile di vita.